Ehi, benvenuto ad un nuovo video! A tutti piace sedersi sul divano con una busta di patatine e una bibita per guardare un bel film. Altre persone preferiscono guardare dei video su YouTube con i loro YouTuber preferiti. Ma sapevi che alcuni di questi YouTuber famosi hanno recitato in film famosi? Anche se hanno avuto una piccola parte, potrebbe essere l'inizio della loro carriera d'attore. Ti mostrerò 10 YouTuber che hanno partecipato a film famosi. Sei nuovo al canale? Assicurati di iscriverti, premi la campanella e lascia anche un mi piace prima di iniziare il video. Numero 10. Dante DM è uno youtuber inglese con più di 24 milioni di iscritti. Crea soprattutto dei video riguardo diversi videogiochi, tra cui Minecraft, Roblox e tanti altri. Nel 2018 ha recitato uno dei personaggi del film Disney Ralph Breaks the Internet, un sequel del film del 2012 Ralph Spacca Tutto. Nel film seguiamo le avventure del personaggio Disney Ralph che trova una sala giochi col wifi e si catapulta nel mondo eccitante di internet. Visto che Dan proviene dalla Gran Bretagna, il suo personaggio E-Boy può essere visto solo nella versione inglese del film. Ma è comunque bello vedere come uno youtuber è riuscito ad avere una piccola parte in un film popolare Disney. Hello, mister! Hello, mister! Who are you? I'm your friendly eBay alert messenger. I'm your friendly eBay alert messenger. Numero 9. Lily Singh è uno youtuber canadese originario dell'India che ha più di 15 milioni di iscritti su YouTube. Ha iniziato nel 2010 sotto il nome di Superwoman e carica ogni giorno le sue attività. Questo le ha dato un enorme successo nei primi anni di YouTube e ha mostrato come potesse avere del talento anche per alcuni ruoli nelle serie TV e nei film. Poi ha ricevuto un piccolo ruolo come Misty and Bubbles, due unicorni nel film d'animazione americano L'Era Glaciale 5. Nello stesso anno ha ricevuto anche un ruolo nel film di commedia americano Bad Moms con Mila Kunis. Il suo personaggio era Katie e ha avuto solamente qualche frase, ma è comunque fantastico come vedere che alcune persone riescono ad ottenere delle parti in film di Hollywood. Numero 8. Logan Paul è uno youtuber americano e boxer con più di 22 milioni di iscritti sul suo canale YouTube. Logan ha sempre voluto diventare un attore e ha recitato in diversi film e serie TV, incluso una piccola parte in Law & Order, in cui recitava un cattivo. È stato anche parte del film Horror Chainsaw del 2015. Ha ricevuto una parte un po' più grande nel film thriller The Thinning del 2016, ma la sua parte più grande proviene dal film americano Baywatch del 2017, con attori del calibro di Dwayne The Rock Johnson, Pamela Anderson, David Hasselhoff e Zac Efron. Nel film, Logan ha il personaggio di Zane, un bagnino piuttosto arrogante. Questa scena è stata eliminata dalla versione finale del film. Numero 7. KSI è uno youtuber inglese, rapper e boxer che ha due canali YouTube. In uno ha 22 milioni di iscritti e nell'altro 10 milioni. All'inizio della sua carriera su YouTube caricava dei video soprattutto riguardanti FIFA. Dopodiché ha deciso di iniziare a fare vlog e video di commedia che l'hanno fatto crescere esponenzialmente. Grazie ad alcune lezioni di recitazione e alcune piccole parti in diversi show TV, nel 2016 ha ricevuto l'occasione di essere il personaggio principale del film Lady in America, insieme ad un altro youtuber chiamato Casper Lee. I due sono dei ragazzi chiamati Duncan e Jack. Questo film è stato molto atteso e quando è uscito ha ricevuto anche buone recensioni. Purtroppo però è stato scaricato molto illegalmente, quindi sfortunatamente non ci sarà una seconda parte. Numero 6. Se non hai mai sentito di Charli D'Amelio negli ultimi due anni, probabilmente vivi sotto una roccia. Charli è la più grande star di TikTok e recentemente ha ricevuto più di 100 milioni di follower in solo due anni. È un obiettivo incredibile e ti fa pensare come sia diventato così grande questo social media negli ultimi anni. Charli ha solamente 16 anni e ha ricevuto già più nella sua vita rispetto ad una persona normale. Ha anche creato un canale YouTube con più di 9 milioni di iscritti. Il prossimo passo nella sua carriera potrebbe essere l'attrice. Nel 2019 gli è stato offerto un ruolo nel film d'animazione Star Dog e Turbo Cat. Plus, we've got access to a tactical operations goldfish. Il suo personaggio si chiama Mouse Tinker e non penso che sarà l'ultima volta che la vedremo nei film o nelle serie TV. Numero 5. Yusef Erakat, conosciuto come FosiTube, è uno youtuber americano
di origini palestiniane, diventato famoso grazie ai video di scherzi. Dopodiché ha iniziato a fare diversi video sui suoi schizzi di disegno e alcuni blog, e successivamente anche un film. Insieme a un'altra youtuber, grande star dei social media Lele Pons, ha partecipato al film commedia We Love You, un film riguardo Ford e Noah, che si innamorano entrambi di Kelly e hanno l'idea di avere una relazione con lei allo stesso momento. Questo ruolo ha permesso di partecipare anche nel film del 2017 Boo 2, Amadea Halloween. Altri grandi nomi che potresti conoscere in questo film sono l'attrice Bella Thorne e anche il rapper Tyga ha una piccola parte. Numero 4. Justine Zarik, conosciuta come Hi Justin, è una youtuber con 7 milioni di iscritti, divenuta famosa nel 2007 grazie alle live su Justin TV. Su YouTube carica soprattutto dei vlog, gioca ai videogiochi e fa anche recensioni degli ultimi gadget della tecnologia, ma gli piace anche recitare. Ha avuto diversi piccoli ruoli nella serie televisiva Law & Order e Criminal Minds. Ha ricevuto una parte anche nel film di Kevin Hart The Wedding Ringer. Successivamente ha ricevuto una parte nel 2016 nel film Sharknado The Fourth Awakens, di cui partecipa anche David Hasselhoff. A quanto pare non è finita qui, c'è una buona chance che la rivedremo in tanti altri film futuri, visto che sembra essere molto portata come attrice. Numero 3. PewDiePie è conosciuto come lo youtuber più popolare della piattaforma, ha origini svedesi e ha più di 100 milioni di iscritti sul suo canale. Nei suoi primi anni è diventato popolare caricando dei video di gameplay con la sua voce sotto e non ha mai finito di farli. Oggigiorno gioca ancora a diversi tipi di giochi e risponde ai meme di tanto in tanto. PewDiePie non assomiglia ad una persona che vorrebbe partecipare ad un film, ma è finito accidentalmente nel film Tomorrowland del 2015. Sfortunatamente non ho trovato la clip da nessuna parte. Può essere visto sul laptop di qualcuno nello sfondo. Ha ricevuto anche una parte più grande nel nono episodio della 18ª stagione di South Park. But what are you watching? How's it going, bros? My name's PewDiePie. We're playing Call of Duty Advanced Warfare. Here we go. In questo episodio, Kyle dice a Ike che è meglio giocare a qualcosa piuttosto che guardare qualcun altro farlo. Ma Ike non è d'accordo. You're watching someone play Call of Duty and talk about it? PewDiePie! Mike! We can go play the game downstairs! Isn't that better than watching some guy on YouTube playing it? Alright, I hope that's enough. Meh. Numero 2. JoJo Siwa è una ballerina americana e personalità di YouTube, con più di 12 milioni di iscritti col suo canale creato nel 2015. Carica le sue canzoni, attività giornaliere, che l'hanno portata sulla lista delle persone più influenzali del mondo nel Times Magazine del 2020. Ha partecipato anche nel film del 2018 di Nickelodeon chiamato Blurt, in cui lei è la sorella del protagonista Jeremy, chiamata Victoria, ma il suo primo film in cui ha ricevuto una parte è stato The Angry Birds 2, un film del 2019. Il suo ruolo è quello di Jay e Kira, e gli sono state anche date alcune frasi. Mommy, did you get my picture? Did you get it, Mom? Ha solamente 17 anni, ma ha ricevuto tanti complimenti per il suo lavoro. La vedrai sicuramente in tanti altri film. Numero 1. Joey Graceffa è un cantante americano, scrittore e vlogger su YouTube, con più di 9 milioni di iscritti, e ogni tanto gioca anche videogiochi sul suo canale, quindi Joey ha diversi talenti. Nel 2015 ha scritto la sua autobiografia riguardo la sua vita ed è finito nella lista del New York Times come bestseller. Ha anche del talento nella recitazione. Dal 2014 ha ricevuto parti in diverse serie TV e nel 2015 nel film horror Insidious capitolo 3. Joey è un fantasma, ma sfortunatamente la sua scena non ha fatto parte del film nella versione finale. Si può vedere insieme a Lele Pons in una scena in una classe, nel film fiction Lo spazio tra di noi del 2017, un film in cui Logan Paul ha ricevuto anche una piccola parte, come bullo muscoloso. Probabilmente vedremo già in tanti altri film, visto che ha una grande passione per il cinema. Hai mai voluto essere parte di un film? E conosci altri youtuber che hanno fatto parte di film? Fammelo sapere nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un pollice in su. Se vuoi vedere altri video che ho fatto, premi uno sullo schermo o vai al mio canale. Grazie per la visualizzazione e ci vediamo ad un prossimo video.